Tutti noi conosciamo e abbiamo esperienza del dolore, a volte è un dolore fisico, magari un banale mal di schiena o un banale mal di testa, altre volte è un dolore invece emotivo, legato a qualche evento accaduto o al fatto che qualcosa che desideravamo non è avvenuto. Come trattiamo il dolore è estremamente importante, soprattutto quando questo dolore è legato a qualcosa del nostro passato, quindi a qualche cosa che non possiamo più modificare perché ormai è un evento passato. E come trattiamo il dolore è davvero un modo rilevante del nostro essere genitori di noi stessi. Quindi a questo dedichiamo la pratica odierna, Minding the Pain. Portiamo l'attenzione alla nostra posizione. Soprattutto portiamo attenzione ai punti di contatto. I punti di contatto dei piedi. Delle gambe. Del bacino. Portiamo le nostre mani a contatto con le gambe, il palmo della mano sopra le nostre gambe. Guardiamo se possiamo trovare riposo in questi punti di contatto. E lo facciamo portando ripetutamente il respiro e l'attenzione su ciascuno di questi punti. E poi portiamo l'attenzione al respiro nel punto in cui ci è più facile percepirlo. Portiamo l'attenzione al respiro con la stessa attitudine di riposo. Un'attitudine che permetta di essere intimi con l'esperienza del momento presente. L'ancoraggio dell'attenzione al corpo e al respiro non è una cosa che facciamo una volta per tutte, ma piuttosto qualcosa che facciamo ripetutamente, perché la nostra attenzione può vagare. Nel permanere in questa posizione potremmo accorgerci
che piccole tensioni o fastidi iniziano a emergere. Proviamo a portare consapevolezza al respiro a partire da qui. Guardiamo come stiamo lottando con quel fastidio, con quel piccolo dolore. Forse lottiamo con l'impulso a muoverci, a cambiare posizione. Forse lottiamo pensando a cosa potremmo fare dopo o a che cosa ha prodotto prima questo dolore. Guardiamo invece se possiamo accettare completamente questo piccolo disagio. Salutarlo come una sfumatura del momento presente. Un'intima e profonda sfumatura. Guardiamo che cosa succede. Se invece che lottare con quel disagio, lo esploriamo ed espandiamo la nostra consapevolezza. Non la lasciamo limitata all'area di disagio, ma espandiamo l'attenzione alla zona circostante. E poi a tutto il corpo. Come se diluissimo il sale del dolore in una grande vasca. Anziché in un piccolo bicchiere. Guardiamo se questo cambia la nostra percezione. Guardiamo se il senso di disagio si trasforma. Diventa qualcosa di diverso. Se noi diventiamo un contenitore diverso, più grande. E poi lasciamo che emerga un piccolo dolore, un grande dolore del nostro passato. Può essere qualcosa successo poco tempo fa.
molto tempo fa. Qualcosa con cui continuiamo a lottare, a fare i conti, a litigare. Forse abbiamo tanti pensieri su quel disagio, su quel dolore, o sulla persona che ha causato quel disagio e quel dolore. Guardiamo se possiamo ripeterci mentalmente il mio pensiero su quella persona non è la persona. Il mio pensiero su quell'episodio non è l'episodio. Ma il modo con cui ho risposto in quel momento. Guardiamo se possiamo ripetercelo più e più volte, man mano che esploriamo le sensazioni fisiche ed emotive legate a quell'esperienza. Guardiamo se possiamo aprire la nostra attenzione e diluire. Diluire nel corpo, diluire nel cuore. Quel dolore. E poi possiamo provare a diluirlo nella stanza in cui ci troviamo. E infine in tutto il corso della nostra vita. Guardiamo se possiamo semplicemente aprire la porta ad accettare senza lottare quello che è già avvenuto. Guardiamo se possiamo, anziché lottare, anziché provare avversione, confortare e accogliere il nostro passato. Inspirando, apro la porta dell'accettazione. Espirando, lascio andare. E lo ripetiamo più e più volte.
includiamo nella pratica che può durare molto di più di questa conduzione. La consapevolezza della transizione segnata dal suono della campana. Grazie per la tua pratica. Buona giornata.